Signori, siamo ritornati qui su Salve il Mondo per un unico obiettivo, ovvero vedere tutto quello che è ritornato, quello che hanno aggiunto e boh, tutto il resto, perché ormai su Salve il Mondo non ci andiamo da un botto di tempo, quindi direi di andarci. Allora, quindi io direi di iniziare, perché mi hanno già programmato tutto. Volevo iniziare con la porta dell'oscurità, ok? Quindi basta che clicchiamo su gioca ora. Il fatto che non voglio fare quella a 15, perché giustamente muoio in 3 secondi, ma vorrei fare quella da 5, no? Che si trova sempre nella zona avventura ex Silvania. Quindi siamo ancora nella zona avventura ex Silvania. E vabbè, come potete vedere, ho di nuovo Lynx, perché l'ho sbloccata. L'avevo sbloccata già insieme a voi nello scorso, ma scorso video, che era tipo qualche mese fa. E parlando di tutto ciò, in teoria, dato che comunque abbiamo finito anche Super Mario Bros. Wonder, ragazzi, cioè comunque 20 episodi abbiamo fatto di Super Mario Bros. Wonder, non ho ancora preso tutte le sagome. Infatti non abbiamo visto tutte le sagome, ma non penso che ci farò un video al riguardo. La mia idea era quella di, diciamo, fare Super Mario 3D Land, però 3D Land, 3D All Stars, voglio dire 3D All Stars, 3D All Stars, però non so da dove iniziare. Cioè, nel senso, alcune cose non le so fare. Per esempio Super Mario Sunshine non ci ho mai giocato. Allora, trova l'hotel, ok. Però aspettate un attimo, fatemi esplorare un pochettino, no? Comunque non so se lo sapete, vedete, se che ho trovato una scatola con scritto, vabbè, non mi interessa. Non dimenticate di fare copia, vale, il sistema di gioco di scatole legato in pestaggio. Ok, comunque stavo dicendo, prima che mi interrompi ancora, mannaggia la miseria. Non be afraid. Don't be afraid. Addirittura. Comunque, il fatto è che comunque non siamo ancora. Cioè, a lui è finito, potrebbero pure toglierlo. Cioè, siamo quasi in periodo natalizio, ragazzi. Oggi è 17 novembre. Ragazzi, è in periodo natalizio. Cioè, a dicembre inizia sicuramente il periodo natalizio. Già il 1° dicembre già è un periodo natalizio. Comunque stavo dicendo, per esempio Super Mario Sunshine non l'ho mai utilizzato, non ci ho mai giocato. Ci ho fatto una piccola prova ora su Super Mario 3D All Stars, ma non ci ho mai giocato su Super Mario Sunshine. Ma no, perché non ho quella console, anzi non ho quella console, cioè ce l'avevo ma poi si è rotta. Stavo parlando di Game Color, Game Boy, quello che è, cazzo era. E io ce l'avevo quella lì. Avevo anche la Nintendo 64 per Super Mario 64. Però il fatto che chissà dove cavolo l'ho buttata. Volevo dire un'altra cosa, però cavolo, mi sembra un pochettino meglio da dire, ecco. Allora, io direi di abbassare tanto il volume principale di tutto, quindi non solo degli effetti sonori. Come potete vedere là ci sono un po' di roba, un po' di roba. Si attivavano le abilità di questa qua. Tempesta di Kunai. Che cavolo è la tempesta di Kunai? È questa qui, ok. Poi mano a mano la potenziamo, ragazzi. Poi mano a mano la potenziamo. Posizione sensori nella biblioteca, cioè cioè dove? Nella biblioteca, comunque ha detto. No, qua c'è soffitto, quindi non è possibile.
Non c'è nulla, non si capisce che cosa c'è qua. Questa è la biblioteca, no? Sì, raga, questa è la biblioteca. Cioè, guardate qua che bella. Allora, oddio, che figo quelle guardagnome. Comunque, sto dicendo, biblioteca, qui sta il bagno. Ragazzi, dove sta la biblioteca? Sta tutto? Qui? Ragazzi, dove sta la biblioteca? Sì, eccola, sì, questo. Ecco, posizione e sensore. Ok, posizione e sensore in palestra, il sensore in palestra. Ok, quindi qua. Elimina i predatori, cioè uno. Uno ce n'è, solo uno. Dovrebbe essere questo, eh. Ma non mi ricordo più nulla. Comunque ragazzi, ho aperto un canale, ma non da poco, tipo da un mese. Ho aperto il canale CFX Ghost Horror, dove li pubblicherò solo video horror quando ce la farò. Ovviamente è difficile perché comunque la mia carriera su YouTube, non dico che sta per finire, ma comunque sta diventando un pochettino troppo difficile da mantenere, da gestire, perché giustamente non so che cosa portare. Il mio assistente Blinksy non ritornerà mai più. Cioè, non so se ritornerà. Io ho detto a 1000 iscritti ritornerà, ma per il semplice motivo che lui vuole gente. Cioè, nel senso che lui non pensa che, per esempio, alla monetizzazione e queste robe così. Perché a lui interessa che almeno quello che fa viene capito da qualcuno, oppure viene comunque ascoltato da qualcuno. No, da tipo solo da me e lui, per farvi capire comunque. Però in teoria dovrebbe ritornare, non si sa. Infatti il 2 dicembre già forse in teoria dovrei registrare l'evento. E il 100% di possibilità è che io. Oh, il sensore. Al bar loda. Allora, nella camera da letto. Allora comunque, c'è già il tipo. Il 95% di possibilità che lui giochi con me quel giorno, cioè se lo guarda con me. Però giustamente non siamo mai soli. C'è anche il nostro Dragon che è ritornato da poco, ragazzi, da poco, solo in questa season è ritornato e ritornerà penso per sempre. Andrew che vabbè, è sempre ritornato. Frost che gioca fortemente 24 ore su 24, quindi va bene, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. E sono più comunque 5 di noi. Come sempre, questi sono sempre stati CFX. Adesso elimina i predatori. Comunque in questo canale horror io cercavo comunque di portarvi un po' di horror. Comunque, cioè no horror solo Fortnite, cioè l'horror di Fortnite, per esempio Slenderman che si trova su Fortnite. C'è proprio horror, tutto horror. Peccato che non avrò mai tempo per farlo. Anche perché ragazzi, The Battle più o meno sta fallendo. Non dico che è finito, però sta fallendo ragazzi. Cioè, sta proprio fallendo, quindi zero. Abbiamo perso. Forse però. Però comunque noi ci crediamo ancora. Noi siamo sicuri che The Battle ce la farà a resistere a tutto. Perché comunque sono gli ostacoli che ogni volta si incontrano, quindi penso sia normale. Peccato che io non trovo sta soffitta. Ah, in soffitta. Dove stavo prima, ragazzi? Buonanotte però, mamma mia. Ecco. Comunque è da notare che sto facendo 0 di ping, quindi easy. Easy raga, easy. Quindi si dovrebbe posizionare tipo, ecco qui. Ok.
Poi il sesto sensore nella hall. Ok, nella hall. Thanks for the follow. Ok, questo qui. E poi penso basta, no? Elimina i predatori. Adesso sono tre i predatori adesso. Ok, due eliminati, ci sta l'ultimo. Ok, posizione sensore labirinto, cioè devo uscire e posizionarlo qua nel labirinto, al centro, addirittura al centro, al centro del labirinto. Mamma mia, proprio preciso preciso. Ok, qua succede difese per il sensore labirinto. Ok, adesso tanto più o meno una difesa più grande di questa non la farò mai, ma proprio mai mai mai. Comunque ragazzi, nel frattempo che aspettiamo, perché si farà notte buia. Oh. Sì, ma non lo prendo mezza volta. Comunque ragazzi, stavamo dicendo, io ho intenzione di portare Super Mario Bros, Super Mario 3D Land, Super Mario 3D All Stars. Però il fatto è che non so giocarci, ecco. Super Mario Galaxy è difficile perché comunque da Wii è una cosa e da Switch è un'altra, no? Perché comunque da Wii c'era, non c'era solo quel telecomando, c'era anche una specie di cosa aggiuntiva che ti davano per muoverti, perché tu infatti non ti muovevi con il telecomando su Super Mario Galaxy, ma ti muovevi con quell'aggeggio che sembrava tipo boh, non si capiva, comunque con quell'aggeggio. Super Mario 64 è tipo Super Mario 64 DS, però comunque un pochettino di ansia ce l'ho. E Super Mario Sunshine non l'ho mai giocato, cioè anche se avevo la console tanto tempo fa, non ci ho mai giocato. Super Mario 64 ci ho giocato, però giustamente non l'ho mai finito. Ho finito il 64 DS, ma proprio sbloccando anche Wario e tipo la stanza segreta. Cioè, perché comunque in realtà non mi ricordo di che cos'è. Ah, giusto, praticamente Super Mario 64 DS potevi sbloccare, inizialmente uscì con Yoshi, poi potevi sbloccare Mario, poi Luigi, poi Wario e poi alla fine Waluigi, che non era Waluigi ma era una stanza segreta dove c'era una cosa che adesso non ricordo nemmeno, perché è successo tipo nel 2017. Nel 2017 io praticamente non ero piccolo, per fortuna, meno male che non ero piccolo, però comunque non me ne intendevo. Quindi sicuramente vabbè, 2017, no, non ero minore. Allora, 3, 2, 1, 0. Quindi devo difenderlo per 4 minuti. Per 4 minuti. Ok ragazzi. Oh, bello sto coso. Spargimorte si chiama. E dammi che passi un po' a zero. Take it slow. I feel one and then I did so I let it grow. Let's take it easy.
Dell'amsamino. E maledetta mia madre. Oddio. Comunque, un piccolo spoiler è che io e Blinks abbiamo solo tipo un mese di differenza di compleanno. Allora, quindi sono passati già 2 minuti perché comunque erano 24, tipo 24 4 24 perché ora in teoria. Ah no, ora non è mezzanotte, ora è l'una. Allora perché ho detto. Perché ho detto le 24, vabbè. Forse intendevo le l'una di notte. Allora, come potete vedere, comunque la torretta mi sta aiutando. Mi sa che non devo più parlare, ragazzi. Allora, ripariamo qua. I can't. An enemy attack. Allora, quindi. Secondi, quindi easy. Io spero che dopo questa finisca perché ormai ci devo scusare, ragazzi. Mancano 30 seconds. Mi faccio per dire, ma forse dovremmo proteggere i sensori. Ma tutti. No, quando mai? Io sto facendo apposta, ragazzi. Ok, a posto. Questi 9 secondi possono fare quello che vogliono. Se non ce la fanno. Salta, ok signori. Continua. Ottieno livello 4, signori, non ci credo. Torniamo alla casa base. Quindi, bottino livello 4. Vediamo un po' di experience, ok. E poi giustamente 250 dolciumi che non possono mai mancare. Vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Comunque, niente. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!